Eccola qua, il bomber del Milan. Come stai? Venete? Bene, bene, bene. Ma hai ripreso gli allenamenti? Da Ancora no, però mi sto allenando a casa. E sola, visto no? che mi sto allenando bene. L'altro giorno fa hai fatto un po' di allunghi, però mollavi 10 metri prima della fine. Allora ti ho detto, devi spingere. No, no, che mollavo. Era l'ultimo quello che ho fatto il filmato, prima ho Ah, lavorato. cos'è nelle salite? No, ho fatto gli scatti, ma prima ho fatto tutto intermittenza, tipo, quindi ho lavorato un bel po', calcolando di aver fatto anche la piscina. Ah, ok. Ma voi siete tutti a Milano, voi del Milano o siete ognuno a casa sua? Ognuno a casa propria, poi E tra un po' ci richiameranno per tornare agli allenamenti. non lo sapete quando? Ancora no di preciso, Ok. però aspettiamo. Ma il campionato è già, cioè, è concluso, quindi non giocate più o forse riprende anche il vostro? Forse riprende, ma ancora non sappiamo. Boh, spero perché comunque siamo seconde e se lo bloccano non Chi è andiamo in prima? Champions. La Chi è Juve. prima? La Juve? Sono forti? No, Sì. io sono sempre forti dappertutto la Juve. Ma voi siete secondi e cioè chi è che va in Champions? Le prime due? Sì, però siamo a pari punti con la Fiorentina e in teoria se sospendo il campionato dovrebbe andare la Fiorentina per differenza reti. Ah, che sfiga però. E Sì. quindi la Champions League vuol dire che andate in giro con la prima squadra e giocate. Sì, cioè giochi con Lione, il Wolfsburg, Paris Saint-Germain, queste squadre Anche qua. se il Milan prima squadra non sono in Champions, voi andate lo stesso. Sì, E fate le certo. trasferte, tutto quanto. Sì, però Figo. non No, siamo ancora andate, perché lo so. comunque è da Però 2 anni che c'è il Milan, quindi. così è figo però, eh. Eh sì, bello. È bello, sì, eh. Cazzo, è una bella esperienza. Andare a Sì. giocare all'estero è bello, dai. Ma che c'è anche Beh, Real Madrid, Barcellona, quelli là? E sì. loro sono forti, giusto? Atletico, sì. Tranne Real Madrid, che ancora non è Real Madrid, però dall'anno prossimo diventerà Real Madrid anche loro, quindi faranno una bella squadra Io mi sa sicuramente. che ho visto una roba di 2 mesi fa. Un'intervista di una ragazza italiana che gioca con l'Atletico Madrid, può essere? Sì, Linari, Elena. Ah. È la mia compagna di nazionale, lei. Gioca a Ok, Madrid, sì. ok. Ah, Sì, come sì, a sì, sì. Sì. Madrid, figo però. Beh, c'è questa opportunità di andare all'estero, anche perché di là è professionismo, qua in Italia siamo ancora dilettanti noi. Sei dilettante, eh? Non mi vogliono professionisti in Italia. Ah, quindi in Spagna è professionismo. Ah. Sì. Figo però. Quindi, E lei si sì. allena, loro si allenano nel centro sportivo dell'Atletico Madrid? Non lo so di preciso, so ad esempio del Real Madrid, sì, si allenano dove si allena il Real Madrid, la prima squadra. Cazzo, così è figo però. Beh, tanta roba, i campi, c'è tutt'altra. Beh, anche noi non ci lamentiamo, siamo al Wismara, comunque noi Wismara è stiamo bello, bene. Wismara. Sì, molto bello. Poi ce l'abbiamo quasi tutto per noi, perché noi ci alleniamo la mattina e il pomeriggio si allenano al settore giovanile, però la mattina è solo per noi, quindi abbiamo una marea di campi e spogliatoi, quindi. Smara sono stato un po' di volte. Io andavo a vedere la primavera del Milan quando c'era Broclo e Pippo. Ah, Sì, c'è anche Pippo, non mi ricordo. Broclo sì. Che sì. loro sì, giocano sempre là. Vabbè, comunque Milano in centro, c'è un quarto d'ora da Milano. Sì. Siamo comunque messe bene. E la domenica dove giocate? A Monza, allo Sesto. stadio, al Brianteo. Ah, siete voi che avete rovinato il campo. Ah, sì. Ah. Perché pesiamo talmente tanto che abbiamo Perché spaccato tutto. avete giocato una partita che aveva piovuto tutta la settimana? Esatto, Ah, colpa voi nostra. giocate sempre lì, giocate? Sì, a parte alcune partite che siccome il Monza giocava, noi abbiamo giocato al Wismara, però beh, giocare al Brianteo è Bello, molto più eh? bello, sì, Il campo è comunque uno bello, eh? stadio, sì. Eh sì, eh. Allora Sì, sono quasi in Serie B oramai. loro sì, no, dovrebbe essere salito, no? Manca l'ufficialità ancora, Ah, però. esatto. E quante partite mancano ancora con voi? Noi 6 o 7, però abbiamo ancora lo scontro con la Fiorentina, Dove? A Firenze e o a Milano? no, a Milano, e poi dobbiamo andare anche a Torino. Con la Juve? Sì. Aia.
Oh, no. Beh, l'andata abbiamo fatto 2-2, quindi... Sì, no, l'ho vista quella. Sì. E ho visto i risultati. Vabbè, se riprende il campionato con la Fiorentina potresti venire a Milano, tanto... Dice, no, allora vengo a vedere un po' di partita. Una bella partita. Ma nazionale? Nazionale è tutto fermo perché dobbiamo fare ancora le qualificazioni per gli europei. Però l'hanno spostati nel 2022, quindi abbiamo ancora tutto da recuperare. Ancora lunga. Dov'è che li fanno? In Inghilterra. Bello lì. Cazzo. Là i stadi sono spettacolari, campi belli belli. Me l'hanno detto, che è davvero... Eh sì, eh. In Francia era il mondiale, no? Sì, ma siamo arrivati qua. Gli americani sono così talmente più forti degli altri? Sì, ma beh, lì è professionismo già da tantissimi anni. Noi stiamo iniziando adesso, quindi stiamo trovando adesso quello che in America hanno già da 10 anni, 15 anni, quindi sarà un percorso lungo, però si può arrivare ai livelli dell'America, dai. Ok, ok. È che loro sono avanti. Eh sì, poi hanno vinto già, non so, due mondiali nelle ultime tre edizioni, no? Una roba così. Sì. Quindi noi siamo uscite con l'Olanda, che comunque è la squadra che ha vinto l'Europa. Ah, l'hai vista? Sì, loro erano forti, però, gli olandesi. Però hai visto il gol che ho sbagliato? No, non mi ricordo. Quello di hai sbagliato un gol? Sì, beh, non era proprio sbagliato, Nel senso... Io vado su internet a vedere. Va bene. Però il ritmo era più alto lì, vero? Il mondiale è più alto il ritmo, vero? Sì, molto più alto. Però cresce anche la qualità quando siamo in nazionale, perché comunque sono tutte ragazze forti. Quindi il livello si alza e quindi possiamo giocarcela, dai. Sì, no, quello sì. No, è figo vederle. Poi è bello giocare nazionali, europei, mondiali, è figo, è molto bello. Sì. E comunque guardano tutti, anche se... La gente non lo segue, non vi segue durante l'anno, però comunque mondiali ed europei guardano tutti la nazionale. Sì, quindi è vero. Vero. Va bene. Va bene, Vale, grazie della tua partecipazione. Grazie a te. Quando riprendete vengo a vedervi. Promesso. Vengo con la Grilli. Va bene. Con la donna. Va bene. Grazie. Grazie. Un bacio. Ciao. Ciao.